Allora, nella lezione di oggi termineremo l'argomento della tecnologia e faremo anche alcuni esercizi. La volta scorsa abbiamo introdotto la funzione di produzione di un'impresa, in funzione uguale f di x1, x2, x con n. Adesso andiamo un po' avanti, introduciamo la funzione di profitto dell'impresa. In particolare, supponiamo che un'impresa produca n output, y1, y2, yn, e che questi n output vengono venduti a prezzi p1, p2, p n, e che tramite n funzioni di produzione descrivono come questi n output siano ottenuti a partire da n input, x1, x2, x con m, che vengono acquistati dall'impresa a dei prezzi u1, u2, u con m. Il profitto dell'impresa si definisce come la differenza tra i ricavi e i costi, ove i ricavi saranno la sommatoria di i con i, y con i, e lì che va da 1 a n, e i costi invece saranno la sommatoria di q con i, x con i, e lì che va da 1 ad m. Questa è la funzione di profitto dell'impresa. Dobbiamo fare alcuni commenti su questa funzione di profitto. Innanzitutto, gli input, i fattori produttivi, x con 1, x con 2, x con m, si dividono in due grosse categorie: fattori produttivi fissi e variabili. I fattori produttivi fissi sono quei fattori produttivi, quegli input, che si mantengono, la cui quantità si mantiene fissa al variare dell'output prodotto. Quindi i fattori produttivi fissi sono quei fattori produttivi la cui quantità si mantiene fissa, costante, al variare della quantità di output prodotta. Mentre invece i fattori produttivi variabili, viceversa, sono quei fattori produttivi il cui livello di utilizzo, la cui quantità, varia al variare della quantità di output prodotta. Quindi i fattori produttivi fissi sono fissi al variare della quantità di output prodotta, a differenza dei fattori produttivi variabili la cui quantità di impiego varia al variare della quantità di output prodotta. Beh, abbastanza evidente quali sono i fattori produttivi variabili, no? Le materie prime sono tipicamente dei fattori produttivi variabili. Più produco output, più devo acquistare materie prime. Il lavoro è un fattore produttivo variabile: più produco output, più devo acquistare e utilizzare lavoro, non c'è dubbio. Tipicamente invece i fattori produttivi fissi attengono alla categoria di input capitale. Ad esempio, l'esempio che tipicamente si fa sul fattore produttivo fisso è lo stabilimento produttivo. Noi abbiamo uno stabilimento produttivo che ha un certo costo di realizzazione. Adesso lasciamo perdere come si contabilizza il costo di realizzazione di uno stabilimento produttivo, che si contabilizza col metodo dell'ammortamento, che voi non conoscete, qualcuno di voi magari lo conoscerà facendo qualche, gli verrà presentato all'interno di qualche corso, cambia poco. Comunque lo stabilimento produttivo, una volta che l'ho costruito, quello è, quello è, non può essere modificato. Quindi qualsiasi sia la quantità prodotta, quel fattore produttivo si mantiene fisso. Bene, qui dentro ciò che dipende dai fattori produttivi fissi lo chiameremo costo fisso. Ciò che dipende dai fattori produttivi variabili lo chiameremo costo variabile. Costo fisso quindi è la parte di costo costante che non varia al variare della quantità prodotta. Il costo variabile invece è la parte di costo che varia al variare della quantità prodotta. O qualcuno potrebbe dire, riferendosi all'esempio che ho appena fatto, sì, vabbè, lo stabilimento produttivo, però io ho sempre la possibilità di costruire un nuovo stabilimento produttivo. Quindi perché consideriamo, ad esempio, lo stabilimento produttivo costo fisso? In effetti la domanda sarebbe pertinente, in realtà la differenza è molto sottile. Per capire bene questo punto specifico dobbiamo introdurre un'altra nozione, quella di breve e lungo periodo.
Economia si definisce breve periodo, il periodo di tempo in cui esiste almeno un fattore produttivo fisso. Quindi si definisce breve periodo, il periodo di tempo in cui almeno un fattore produttivo è fisso, oppure esiste almeno un fattore produttivo fisso. Invece si definisce lungo periodo, quel periodo di tempo per il quale tutti i fattori produttivi possono essere considerati variabili. Quindi il lungo periodo è quel periodo di tempo per il quale tutti i fattori produttivi vengono considerati o possono essere considerati variabili. Sì. Che significa questo? Come ci raccordiamo all'esempio che facevo prima? Produciamo automobili, quindi il processo produttivo è quello della produzione di automobili. Per costruire un nuovo stabilimento, esempio, ci vogliono 5 anni. Supponiamo che lo stabilimento sia l'unico fattore produttivo fisso, in questo esempio evidentemente. Questo cosa significa? Che se io prendo una decisione con un orizzonte temporale minore di 5 anni, cioè una decisione che considererà come periodo di riferimento, pensate a un investimento, analisi degli investimenti, tanto per capirci, dove esiste questo problema, il mio orizzonte temporale, il mio N, è minore o uguale di 5 anni, invece poco da fare, lo stabilimento lo devo considerare fisso, perché anche se decido di costruire un nuovo stabilimento, nei 5 anni non riuscirò a terminare la costruzione. E quindi devo ragionare come se quello stabilimento fosse immodificabile. Ma se invece prendo una decisione di investimento che non attiene a un periodo minore o uguale di 5 anni, ma a un periodo maggiore di 5 anni, devo mettere in gioco anche quel fattore produttivo, cioè io posso decidere di costruire un nuovo stabilimento e quindi sceglierò quello stabilimento che mi massimizza la mia funzione obiettivo, il profitto, quello che sia. Quindi lo stabilimento ritorna a essere un fattore produttivo variabile. Quindi la differenza tra fattore fisso e fattore variabile va vista in relazione a se prendiamo decisioni di breve o di lungo periodo. Tenete conto che ovviamente non c'è una regola fissa, quindi non possiamo dire che il breve periodo è 5 anni, il lungo periodo è maggiore di 5 anni. Dipende dal processo produttivo, dipende dalla tipologia di soggetto di cui stiamo ragionando, no? È evidente che anche se parliamo di industria dell'automobile, una cosa è se ragioniamo per lo stabilimento della Fiat, una cosa se ragioniamo sullo stabilimento di un subfornitore della Fiat che magari fa scocche, magari per costruirlo ci vorranno 3 anni, non 5 anni, è un esempio, ma insomma dovrebbe rendere l'idea. Quindi breve e lungo periodo ci fanno capire se esistono fattori fissi e quindi costi fissi o meno. Altra importante precisazione, vedrete un po' più avanti nelle lezioni che l'impresa si porrà l'obiettivo di massimizzare il profitto all'interno di un'economia capitalista, ho detto più volte, l'unico obiettivo è quello della massimizzazione del profitto per le imprese, e alla fine, in equilibrio, otterrà come profitto massimo un profitto uguale a zero. Cioè, pur massimizzando il profitto, l'impresa otterrà un profitto pari a zero, e questo lo vedremo in alcune forme di mercato. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma questo modello non è realistico, perché l'imprenditore fa l'impresa, massimizza il profitto e ottiene un profitto uguale a zero, non guadagna nulla. Quindi è un modello che nella realtà non accade mai. Bene, come raccordiamo la realtà con questi risultati? Introducendo la nozione di costi-opportunità. Cosa sono i costi-opportunità? Sono quei costi ipotetici che l'imprenditore sostiene. Sono quei costi, evidentemente ipotetici, che l'imprenditore sostiene in virtù della perdita di opportunità. I costi ipotetici che l'imprenditore sostiene in virtù della perdita di opportunità dovuta alla sua decisione di fare impresa. Quindi sono quei costi che l'imprenditore sostiene dovuti alla perdita di opportunità dovute alla sua decisione di fare impresa. Questi costi e opportunità vanno inseriti qui dentro, tra i costi. Mi spiego meglio con un esempio pratico, è sempre il modo migliore per capire di che cosa stiamo parlando. Supponiamo che un dirigente di impresa guadagna 100.000 euro all'anno di stipendio
ad un certo momento decide di licenziarsi dalla sua impresa e di mettere una piccola società di consulenza, una società di consulenza, di fare l'imprenditore. Avviene spesso dirigenti che vogliono capitalizzare il loro bagaglio di conoscenze, di relazioni, di know-how, decidono di fare delle imprese. Ovviamente se decide di fare un'impresa si licenzierà da dove lavorava prima e perderà lo stipendio di 100.000 euro. Questo che cosa significa? Che questo imprenditore sostiene nel momento in cui decide di fare impresa un costo opportunità proprio di 100.000 euro, dovuto alla perdita di opportunità a cui va soggetto in virtù della sua decisione di fare impresa. Perde l'opportunità di avere lo stipendio, 100.000 euro. E noi dovremmo inserire questo costo opportunità, 100.000 euro, qui dentro. Se così facciamo, quando alla fine dei nostri ragionamenti otterremo che l'imprenditore ottiene un profitto uguale a zero, non significherà che l'imprenditore non avrà guadagnato nulla, ma significherà che avrà proprio guadagnato una cifra pari al costo opportunità. Avendo inserito qui dentro un costo di 100.000 euro, ovviamente un costo ipotetico, figurato, profitto uguale a zero significa dire che dall'altro lato sta ottenendo un guadagno di 100.000 euro. Ecco quindi come ci raccordiamo con la realtà. Questo punto di indifferenza, se vogliamo, da rimanere nel mercato, uscire dal mercato, profitto uguale a zero, non significa imprenditore non guadagna niente, ma significa che l'imprenditore è indifferente tra continuare a fare impresa oppure chiudere l'impresa e andare a fare altro e quindi perdere o meno le opportunità al di fuori dell'impresa stessa. Bene, fatte queste premesse, risolviamo il problema della massimizzazione del profitto, che si enuncia in questo modo. Supponiamo di avere un processo produttivo che utilizza, il caso più semplice, un output Y e N input. Sia data la funzione di produzione Y uguale F di X1, X2, Xn. Si è inoltre assegnato il prezzo dell'output P e i costi di acquisto e i prezzi dei fattori produttivi V1, V2, V1n. Il problema della massimizzazione del profitto è quello di determinare le quantità di input di fattori produttivi X1 sta, X2 sta, Xn sta, scelti dall'impresa che utilizza questa funzione di produzione che si pone l'obiettivo di massimizzare il profitto. Quindi il problema della massimizzazione del profitto è quello di scegliere le quantità di input X1 star, X2 star, Xn star che utilizzando questa funzione di produzione gli permettono di massimizzare il profitto. Come al solito, prima di passare per la soluzione analitica del problema, passiamo per la soluzione grafica, così capiamo un po' alcune cose. E partiamo dal caso di un output e solo i due input, X1, X2. Anzi, partiamo ancora da un caso più semplice, supponiamo che uno di questi due input, segnatamente l'input 2, sia un fattore produttivo fisso. E lo indichiamo col soprassegnato, il soprassegnato sta a indicare un valore costante di una variabile. Quindi supponiamo di essere in questa condizione, due soli fattori produttivi, X1 e X2, il secondo fattore produttivo fisso, quindi evidentemente stiamo nel breve periodo, perché c'è almeno un fattore produttivo fisso. Quindi risolviamo prima il problema della massimizzazione del profitto nel breve periodo. Sia P il prezzo, V1 e V2, prezzo dell'output, V1 e V2, quelli degli input. La funzione di profitto sarà evidentemente pi greco uguale P per Y meno V1 X1 meno V2 X2 segnato, visto che abbiamo detto che il fattore produttivo X2 è fisso, quindi è una costante. Mettiamoci nel piano XY, dove sull'asse delle X riportiamo l'unico fattore produttivo variabile, X1, quello che dobbiamo scegliere, il lavoro, supponete ad esempio il lavoro, Y nella quantità prodotta.
In questo piano y, x1, la funzione di produzione, che dipende solo da una variabile, da x1, abbiamo visto la volta scorsa che è rappresentata da una curva, che è la frontiera dell'insieme di produzione. Quindi questa rappresenterà y uguale a f dell'unico fattore produttivo variabile, oltre che di un parametro costante. Dobbiamo scegliere qual è il punto di questa funzione produzione, cioè la combinazione x1y, che massimizza il profitto. Come facciamo? Beh, scegliamo un primo livello di profitto, π uguale π1, scriviamo qua. Vogliamo stabilire qual è il luogo geometrico delle combinazioni input-output che ci permettono di ottenere un profitto costante pari a π con 1 costante. Dobbiamo prendere l'equazione di profitto e scrivere π con 1 costante uguale a π per y meno v1 x1, 1 x1 meno v2 x2 segnato, cioè y uguale a π con 1 diviso π, poi più v2 x2 diviso π, e poi c'è più v1 diviso π x1. Tutto questo è una costante. Vogliamo conoscere qual è il luogo geometrico dei punti che permettono di ottenere un profitto costante. Questa è una costante, 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 costante. Per semplicità chiamiamo tutta questa costante K1 segnato. Quindi questo luogo geometrico, innanzitutto, come lo chiameremo? Lo chiameremo curva di isoprofitto. Profitto costante, isoprofitto. Bene, ma questa curva di isoprofitto che tipo di curva sarà? Una costante più un'altra costante v1 diviso p per x1. Costante più costante per x, cioè una retta. Inclinata positivamente, l'inclinazione è v1 su p. Disegniamola. Supponiamo che sia questa la retta. Questa retta sarà la retta y uguale la nostra costante che abbiamo chiamato K1 segnato più V1 diviso P1 x1. Segnato una retta che sembra partita dallo stesso punto, mi segno un po' meglio. Ecco qua. Se no non riusciamo a prendere le intersezioni. Questo punto, spero che si veda, cioè l'intercetta della retta, è evidentemente il punto K1. K1 segnato. Questo cosa significa? Che questi due punti, questo e questo, appartengono alla funzione di produzione e quindi sono due combinazioni input-output tecnologicamente possibili che permettono di produrre la nostra quantità y e che ci daranno un profitto pari proprio a π con 1. Sono i due punti però che ci daranno anche il profitto massimo possibile? Vediamo se è possibile ottenere un profitto π con 2 maggiore di π con 1. Dobbiamo costruire la retta di isoprofitto corrispondente al profitto π con 2. Cosa cambia? Questa si mantiene costante, l'inclinazione non dipende dal profitto, cambia questo. E in particolare questa è costante, se aumenta il profitto e diventa π con 2, questa costante aumenta. Cioè la retta si muove parallelamente a se stessa verso l'alto. Quindi supponiamo ad esempio che la nuova retta sia questa. Questo punto sarà il punto K2, con K2 uguale π con 2 π più v con 2 x con 2 diviso. Quindi avremo due punti, questo e questo, K1
che sono tecnologicamente possibili e che permettono di ottenere la nostra quantità prodotta, y, in questo caso ci sarà un certo valore di y, in quest'altro caso un altro valore di y, evidentemente, a un profitto più elevato. Sono i punti che rappresentano la combinazione input-output che ci dà il profitto massimo? Evidentemente no. Ormai abbiamo capito il meccanismo, otterremo il profitto massimo dalla condizione di tangenza tra retta di isoprofitto e funzione di produzione. E in particolare la retta di isoprofitto che corrisponde alla condizione di profitto massimo avrà equazione, la scriviamo qui, y uguale pi greco massimo, che chiameremo pi greco asterisco, diviso pi più 2 x 2 diviso pi più 1 diviso pi. Questa sarà l'equazione della retta di isoprofitto che corrisponde al punto di profitto massimo. E questo punto, il punto, se volete, k asterisco, questo qui, ci permetterà di calcolare qual è il valore del profitto massimo. La combinazione di, che graficamente corrisponde al punto di tangenza, x1 star, y star, sarà la quantità di input scelta che massimizzerà il profitto, e questo sarà l'output prodotto. Quindi questo punto, x1 star, sarà il punto che risolve il nostro problema della massimizzazione del profitto. E analiticamente, beh, analiticamente basta imporre le condizioni di tangenza, cioè coefficiente angolare della retta, che è v1 diviso p, uguale la pendenza della curva, la pendenza della tangente alla curva, l'inclinazione della curva, cioè dy su dx1. Se volete derivata totale, perché questa è l'unica variabile, questa è una costante, ma abbiamo chiamato dy su dx1 la volta scorsa prodotto marginale del fattore 1. E quindi questa equazione v1 uguale p per il prodotto marginale del fattore 1 è un'equazione in un mica incognita x1, che è risolta, ci permetterà di calcolare x1 star. Questa è la soluzione del problema della massimizzazione del profitto nel breve periodo. Domande? Prima di risolverlo nel lungo periodo, osserviamo un attimo il grafico. Semplifichiamolo, leviamoci queste rette che non ci occorrono, che abbiamo usato solo per capire come ci si arrivava. E vediamo come varia il la soluzione del problema della scelta ottima al variare dei parametri. Chi sono i parametri? V1, poi c'è P che è un parametro, e poi non ci dimentichiamo anche di V2 che è un altro parametro. Vogliamo capire la soluzione come varia al variare dei parametri. Iniziamo da V1. Che succede se aumenta, ad esempio, il costo del nostro fattore produttivo, il lavoro? Che succede se aumenta il salario? Supponiamo che l'unico fattore produttivo sia il lavoro, vogliamo sapere se aumenta il salario cosa succede, cioè l'impresa assume o licenzia lavoratori se vuole massimizzare il profitto. Beh, insomma, la risposta è intuibile, vediamola. Come varia la retta di isoprofitto? Guardiamo l'equazione generica. Questa, qui ci si mette il profitto generico, varia l'inclinazione. Se aumenta V1, questa inclinazione aumenta, cioè la retta diventa più inclinata. Quindi una nuova ipotetica soluzione sarà data da questo punto di tangenza, cioè la quantità x1 star si muove in questa direzione, diminuisce.
hit su uno star diminuisce. Se aumenta il salario, cioè se aumenta, in questo esempio il salario in generale, se aumenta il costo del fattore produttivo, l'impresa che vuole massimizzare il profitto reagisce riducendo il livello di impiego di quel fattore produttivo. Aumenta il salario, licenzia i lavoratori. D'accordo? Che succede se invece varia il costo del fattore fisso? Nel nostro esempio, il costo dello stabilimento. Cambia l'inclinazione della retta? No, l'inclinazione della retta rimane uguale. Quindi il punto di tangenza rimane uguale, rimane sempre questo. Non cambia il punto di tangenza. Quindi se varia V2, X1 si mantiene costante, non varia. Cos'è che varia? Varia il termine noto, varia questo. Aumenta il costo fisso, diminuisce il profitto. Poiché questo si deve mantenere costante, perché la retta non varia, la retta tangente, se questo aumenta, questo diminuisce. Il prezzo è costante, diminuisce il profitto. Ma è abbastanza evidente. Aumenta il costo fisso, l'impresa non può fare nulla per migliorare la sua scelta sul fronte del costo variabile e vedrà diminuire il profitto di un ammontare pari all'aumento di costo fisso. E infine, che succede se varia il prezzo dell'output? Ad esempio, se l'impresa riesce a vendere quell'output a un prezzo più elevato. Vediamo che succede all'inclinazione. Aumenta P, l'inclinazione diminuisce. Ad esempio, quindi, il nuovo punto di tangenza risulterà essere questo. Questo qui. Questo è il nuovo X1 star, va in questa direzione. Se aumenta il prezzo, aumenta anche l'impiego del fattore produttivo variabile. La nostra impresa che produce automobili, nell'esempio ovviamente assolutamente irrealistico, in cui l'unico fattore produttivo variabile sia il lavoro, se vende le automobili ad un prezzo maggiore, l'impresa reagisce producendo più automobili, perché cresce anche il valore di Y star, e assumendo quindi più lavoratori per produrre più automobili. D'accordo? Ovviamente poi vedremo perché dovrebbe aumentare il prezzo, dipende ovviamente dall'equilibrio del mercato. Domande? Rimuoviamo l'ipotesi del secondo fattore produttivo fisso e risolviamo il problema della massimizzazione del profitto, questa volta nel lungo periodo. Entrambi i fattori produttivi sono variabili. In questo caso la rappresentazione grafica non ci aiuta, perché dovremmo passare alla rappresentazione grafica tridimensionale. E quindi tutto questo lo possiamo a questo punto il nostro problema diventa semplicemente di massimizzare questa funzione pi greco uguale pi per y meno v1x1 meno v2x2, che non è altro che uguale a P per F di x1 x2 meno v1 x1 meno v2 x2. Dobbiamo massimizzare il profitto. Dal punto di vista analitico abbiamo una massimizzazione di una funzione di due variabili x1 e x2, il che significa che dobbiamo risolvere questo sistema: derivata parziale del profitto rispetto a x1 uguale a 0, derivata parziale rispetto a x2 uguale a 0, il che significa, facciamo le derivate parziali, il prezzo è costante, P df su dx1 meno v1 uguale a 0, P df su dx2 meno v2 uguale a 0, il che significa P
PM1, così abbiamo chiamato DEF su DEF su 1, uguale a 1. PM2 uguale a 2. Beh, visto che ci siamo, ovviamente qui ho fatto il caso di due variabili, potrebbero essere n variabili, cambierebbe poco, arriveremo fino a P, Pn con n, uguale a V con n. Caso generico in cui le variabili di input sono n e non sono solamente due. Questo sistema, vediamo il sistema generico, è un sistema di n equazioni, n incognite, x1, x2, x con n. Risolto, ci permetterà di calcolare x1, x2, x con n. In funzione di che cosa? Dei parametri, che sono il prezzo P e i costi dei fattori V1, V2, V con n e così via. Funzione del prezzo di V1, V2, V con n. Funzione del prezzo di V1, V2, V con n. Queste funzioni che vengono fuori dalla soluzione di questo sistema si chiamano funzioni di domanda dei fattori produttivi. Funzioni di domanda dei fattori produttivi. Sono le funzioni di domanda dei fattori produttivi che ci permettono di calcolare le quantità di fattori produttivi. Sono le funzioni che ci permettono di calcolare le quantità di fattori produttivi che massimizzano il profitto dell'impresa, ci permettono di calcolare le quantità dei fattori produttivi che massimizzano il profitto dell'impresa in funzione dei prezzi, degli output e dei fattori produttivi. Sono le funzioni che permettono di calcolare le quantità di fattori produttivi che massimizzano il profitto dell'impresa in funzione dei prezzi, sia degli output, sia degli input. Quindi in funzione di P, V, U, V, N. Ok? Poi subito dopo la pausa faremo ovviamente qualche esercizio su questo. Siamo arrivati a determinare queste funzioni che si chiamano funzioni di domanda dei fattori. Domande? E allora introduciamo e risolviamo un altro problema invece, il problema della minimizzazione dei costi. Problema della minimizzazione dei costi. Problema un po' diverso, collegato al precedente, ma un po' diverso. Profitto non ci serve più, siamo sempre in presenza di cominciamo dal caso di introdurre il problema generico. Poniamo di avere una tecnologia con n input e un output. Il problema della minimizzazione dei costi è questo: sia data la tecnologia, siano dati i costi dei fattori 1, V2, V con n. Vogliamo determinare questa volta qual è la quantità di input x1 star, x2 star, xn star, che permette di produrre una quantità segnata di output, y sovrassegnato. Quindi vogliamo calcolare qual è la quantità degli input x1 star, x2 star, xn star, che permette di produrre una quantità segnata di output, y sovrassegnato, al minimo costo, minimizzando i costi. Ovvio, ovviamente i costi sono dati dalla funzione 1x1 più 2x2 più
Qn di Xn. Quindi vogliamo determinare qual è la combinazione di fattori produttivi x1 stati, x2 stati, xn star, che permette di produrre una quantità segnata di output y star minimizzando i costi, al minimo costo di produzione. Quindi qui abbiamo un problema diverso. Voi diventate direttori di stabilimento di un'industria, dalla direzione centrale vi si dice dovete produrre 10.000 automobili al mese, il vostro problema è quello di produrre le 10.000 automobili al mese al minimo costo di produzione. Questo è il tipico problema di chi dirige uno stabilimento produttivo, d'accordo? La quantità vi viene assegnata, dovete produrre questo e poi dovete produrre quella quantità al minimo costo di produzione. Vediamo come si ragiona. Cominciamo dal solito, da due sole variabili, x1 e x2, sia y uguale f di x1 e x2, assegniamo la quantità y star f di x1 e x2, mettiamoci nel nostro piano x1 e x2, il luogo geometrico di punti, combinazione di input che ci darà un output assegnato, già l'abbiamo introdotto la volta scorsa, si chiama isoquanto, y uguale y segnato. L'isoquanto rappresenta proprio questo, luogo geometrico dei punti caratterizzati da una quantità di output costante. Il nostro problema è scegliere sull'isoquanto la combinazione a minimo costo. Come facciamo? Fissiamo un certo costo, C uguale C1 segnato. Determiniamo il luogo geometrico dei punti che ci danno un costo fisso, un costo costante pari a C1. C1 segnato uguale a V1x1 più V2x2, cioè x2 uguale C1 segnato diviso V2 meno V1, V2, x1. Questo luogo geometrico si chiama curva di isocosto. Curva di isocosto, costo costante, isocosto. Luogo geometrico di combinazione di input che ci danno un costo costante, in questo caso pari a C1. Curva di isocosto. Bene, questa curva nel nostro caso specifico che forma ha? Costante, costante, una retta. Inclinata negativamente, disegniamola questa. Questo punto è il punto C1 segnato, l'iso V1, la retta è inclinazione meno V1 su V2. Abbiamo due punti, questo e questo. Appartengono all'isoquanto? Sì. Quindi permettono di produrre una quantità y segnata. Appartengono all'isocosto? Sì. Quindi permettono di produrre quella quantità al costo C1. Sono i punti di costo minimo? Vediamo. Come sempre, scegliamo C2 segnato, questa volta minore di C1 segnato. Il meccanismo è sempre lo stesso. Disegniamo la nuova curva di isocosto. X2 uguale C2 segnato diviso V2 meno V1 su V2 X1. Come è fatta? L'inclinazione è sempre la stessa, l'intercetta diminuisce, cioè la retta si abbassa parallelamente a se stessa. Sia questa la nuova retta. Sono parallele. E quindi questo punto è il punto C2 segnato V2. Questo punto e questo punto appartengono all'isoquanto, sì, quindi permettono di produrre y segnato, appartengono all'isocosto, sì, permettono di produrre un costo C2. Sono i punti di costo minimo? No. Qual è il punto di costo minimo? Tangenza. Eccolo qui. Questo punto è quello che corrisponde a un costo più basso possibile. E il costo lo si legge da qua. Punto C star diviso V2.
e questa è la combinazione ottimale, x1 star, x2 star. Quindi la soluzione del problema della minimizzazione dei costi dal punto di vista geometrico è dato dalla tangenza tra isoquanto e isocosto. Il punto di tangenza è il punto di ottimo, il costo minimo lo si legge in corrispondenza dell'intercetto che sarà dato da C star diviso 2. Ho una piccola parentesi. Che problema vi ricorda questo nell'economia del consumatore? Dov'è che c'era la tangenza tra la retta e la curva? Problema è la scelta ottima del consumatore. Dice una retta tangente alla curva, se vi ricordate. La retta era la retta di bilancio, la curva era la curva di indifferenza. Quindi sembrerebbero uguali, c'è una grossa differenza. In questo caso il vincolo è la curva, quella che si mantiene fissa, e si muove la retta, che va verso il basso perché si minimizza. Se vi ricordate, qui invece il vincolo era la retta e si muoveva la curva verso l'alto perché si massimizzava la soddisfazione, l'utilità. La soluzione è la stessa, però questo è un problema di massimizzazione, questo è un problema di minimizzazione, quindi graficamente vengono scambiate tra loro vincolo tra la retta e la curva. Qui il vincolo è la curva, qui il vincolo è la retta. D'accordo? Altra domanda di orale, vedete quando mi vengono in mente, poi non dite che non l'avevo detto. Ritorniamo al nostro problema, questo, e risolviamolo analiticamente. Tangenza significa equazione del vincolo, y uguale f di x1 e x2, equazione del vincolo e condizione di tangenza. La condizione di tangenza è coefficiente angolare della retta meno 1 su 2 uguale coefficiente angolare pendenza della curva, cioè dx2 su dx1, che è uguale al saggio marginale di sostituzione tecnica, per definizione, che abbiamo dimostrato la volta scorsa essere uguale a meno il rapporto tra i prodotti marginali delle due variabili, prodotto marginale 1 diviso prodotto marginale 2. E si calcola come, c'è un attimo qui, tanto non ci serve più, uguale a meno dy su dx1 diviso dy su dx2. Quindi riassumendo, questo sistema, scrivo qui, y uguale f di x1 x2 è meno 1 su 2 uguale a meno dy su dx1 diviso dy su dx2, ci permetterà di calcolare x1 e x2, sistema di due equazioni in due incognite. X1, funzione del prezzo, no, non c'è il prezzo, chiedo scusa, funzione ovviamente di y, cioè della quantità che dobbiamo produrre, di v1 e di v2. Stessa cosa per x2. Queste funzioni si chiamano funzioni domanda condizionata dei fattori produttivi. Funzioni di domanda condizionata dei fattori produttivi. Funzioni di domanda condizionata dei fattori produttivi. Sono le funzioni
che permettono di calcolare, di determinare le quantità di input, che permettono di produrre una quantità assegnata di output Y al minimo costo di produzione. Sono le funzioni che permettono di calcolare, di determinare le quantità di input, che permettono di determinare, di produrre una quantità assegnata di output Y al minimo costo di produzione. In funzione di che cosa? In funzione della quantità di output stessa e del costo dell'input. Quindi sono le funzioni che permettono di determinare le quantità di input, permettono di produrre una quantità assegnata di output Y al minimo costo di produzione in funzione della quantità di output stessa e del costo dei fattori produttivi. Ottenute X1 e X2 otterremo anche C uguale C di Y1 e Q2, che non sarà altro che Q1 e X1 più Q2 e X2. Questa funzione la chiamiamo ovviamente funzione di costo dell'impresa. Ed è la funzione di costo dell'impresa che permette di calcolare il costo minimo, non dimentichiamoci la parola minimo, il costo minimo necessario per produrre una quantità Y in funzione di Y stessa e del costo dei fattori. Ripeto, la funzione di costo di un'impresa è la funzione che permette di calcolare il costo minimo necessario per produrre una quantità Y in funzione di Y stessa e del costo dei fattori. Giusto un distinguo: se le variabili sono più di due non cambia nulla, le condizioni di tangenza cambieranno e scriveremo questo sistema F x1, x2, x con n. Scegliamo una variabile come fissa al denominatore, ad esempio la variabile n, e scriveremo meno 1 su v con n uguale a meno dy x1 diviso dy su dxn, meno v2 su v con n uguale a meno dy su dx2 dy su dxn, puntini, meno v con n meno 1 v con n uguale a meno dy su dxn meno 1 diviso dy su dxn. Sistema di n equazioni in n incognite che permetterà di calcolare x1, x2, x con n, un po' come avveniva nel problema della scelta ottima del consumatore, la stessa cosa. Bene, domande? Prima di fare gli esercizi, concentriamoci un attimo su questa funzione C di Y1 e V2. Dimentichiamoci un momento della dipendenza dai parametri V1 e V2 e concentriamoci sulla dipendenza dall'output Y. Concentriamoci sulla funzione di costo
e in particolare concentriamoci sulla dipendenza tra il costo e la quantità prodotta. Qual è il costo minimo necessario per produrre Y? Qual è il costo minimo necessario per produrre Y? Ovviamente una funzione fondamentale, la funzione di costo delle imprese, studiamolo un po'. Allora, C uguale C di Y. Ricordiamoci però da dove l'abbiamo appena ricavata. Era C uguale V1X1 più V2X2 più VNXN. Bene, cosa abbiamo detto? Alcuni di questi fattori produttivi li abbiamo chiamati fattori produttivi fissi, quelli che non dipendono da Y. Di conseguenza il costo che generano questi fattori produttivi non dipende da Y, sarà una costante. Chiamiamo questo costo costo fisso e lo indichiamo con questo simbolo CF. Tutto il resto che dipende da Y, la parte di funzione che dipende da Y, lo chiamiamo costo variabile e lo indichiamo con questo simbolo. Quindi la nostra funzione C sarà uguale a una costante CF più una parte che dipende da Y, il costo variabile. Bene. È importante definire il costo medio. Qua si usano solo gli acronimi inglesi perché con gli acronimi italiani ci si confonde tra il costo medio e il costo marginale, che avevo introdotto da poco, che verrebbe fuori sempre CM. Quindi costo medio, average cost, AC. Che cos'è il costo medio? Nient'altro che la funzione C diviso la quantità Y. Cioè rappresenta il costo medio per ciascuna unità prodotta quando si producono Y unità. Produciamo 100 unità, supponiamo di sostenere un costo di complessivo di 2000 euro, il costo medio è 2000 diviso 100, 20 euro a pezzo prodotto. D'accordo? Ovviamente è un costo medio perché ci sarà un costo per produrre la prima unità, un costo per produrre la seconda e così via dicendo. Questo costo medio possiamo, introducendo questa divisione, calcolarlo come CF più CD diviso Y, cioè uguale a CF diviso Y più CD diviso Y. Il primo contributo lo chiameremo costo fisso medio, average fixed cost, costo fisso medio, AFC. Il secondo contributo lo chiameremo costo variabile medio, average variable cost, AVC. Quindi abbiamo AFC che sarà nient'altro che CF diviso Y, AVC che sarà C diviso Y. E poi dobbiamo definire il costo marginale, marginal cost, nient'altro che la derivata del costo rispetto alla quantità Y, o in termini, se stiamo nel discreto, delta C su delta Y. Anche qui possiamo fare D su DY di CF più CD, cioè uguale a DCF su DY più DCV su DY. Ma questo abbiamo detto che è una costante, il costo fisso è costante, quindi quando lo deriviamo rispetto a Y, va via. Quindi abbiamo ottenuto un primo risultato, il costo marginale dipende solo, ma come ovvio, dal costo variabile. Che cos'è il costo marginale? È il costo unitario necessario per produrre l'unità addizionale. Se l'unità addizionale è unitaria, noi produciamo 20 unità, siamo nel discreto, per produrre la 21esima unità spendiamo 100 euro in più, il costo marginale è
delta C 100 euro diviso delta Y1, cioè 100 euro. Questo è il costo marginale, il costo addizionale necessario per produrre l'unità addizionale unitaria. Facciamo un po' di grafici. Qui ci mettiamo Y come al solito sull'asse delle ascisse. Iniziamo a disegnare la cosa più semplice, FC. Questa è una costante diviso Y. Una costante diviso Y. Quindi in questo piano una costante diviso Y rappresenterà un'iperbola. Questa. Qua c'è poco da fare, questo è AFC. Una costante diviso Y, cioè un'iperbola. Quale che sia la funzione di produzione, questa è sempre una costante diviso Y, che è sempre un'iperbola. Non è la stessa cosa questa. Questa è una funzione diviso Y, quindi dipende da qual è la funzione di produzione, cioè qual è il costo variabile. Per una grande parte di processi produttivi ha questa forma, AVC. Vediamo perché. Dipende la forma, cioè la crescenza o decrescenza, dai rendimenti di scala della funzione di produzione, che abbiamo visto la volta scorsa. Se una funzione di produzione ha rendimenti di scala, costanti, che cosa abbiamo? Che significa rendimenti di scala costanti? Raddoppio gli input, raddoppio gli output. Se raddoppio gli input, tutti gli input, il costo raddoppia, no? Se io raddoppio tutti gli input, questa funzione, c'è poco da fare, 1, 2 sono sempre costanti, raddoppierà. Quindi raddoppio gli input, raddoppio il costo, raddoppio l'output. Andiamo a vedere AVC, non è altro che CV diviso Y, raddoppio gli input, cioè raddoppio i costi variabili evidentemente, raddoppio l'output, e quindi AVC si mantiene costante, questo raddoppia, quindi se i rendimenti di scala sono costanti, AVC si mantiene costante. Viceversa, se i rendimenti di scala sono crescenti, io cosa ottengo? Raddoppio gli input, raddoppio i costi, ma l'output triplica. Quindi in questo raddoppio, in questa frazione, raddoppio gli input, raddoppio i costi, raddoppio il numeratore, triplico il denominatore. Quindi la funzione sarà decrescente, no? Questo cresce più velocemente, la funzione sarà decrescente. Se i rendimenti di scala sono crescenti, AVC è decrescente. Viceversa, se i rendimenti di scala sono decrescenti, che cosa ottengo? Io triplico gli input, triplico i costi, raddoppio l'output. Quindi il numeratore triplica, il denominatore raddoppia. Questo cresce più velocemente di questo. Il rapporto AVC è crescente. Cosa abbiamo detto la volta scorsa? Non è una regola, non è sempre detto che sia così, quindi potremmo avere anche funzioni che hanno una forma diversa, però tipicamente io inizio a produrre, la funzione di produzione ha prima rendimenti di scala crescenti, inizio a produrre, piglio un operaio, ne piglio due, ne piglio tre, l'output più che raddoppia se passo da uno a due. Quindi primo rendimenti di scala crescenti, cioè AVC decrescente. È infatti prima parte decrescente. Poi avrò una zona o anche un solo punto in cui avrò rendimenti di scala costanti, e quindi AVC costante, e poi comincerò ad avere rendimenti di scala decrescenti, e quindi AVC crescente. Ecco spiegato perché AVC ha questo andamento, così come lo disegniamo, decresce, costante, decresce. Disegniamo invece la curva dei costi marginali. Anzi, prima di disegnare la curva dei costi marginali, chiedo scusa, disegniamo la curva AC, è la somma di queste due curve, AFC più AVC. Facciamo la somma, qui tende a infinito la somma perché tende a infinito questo, qui tende a infinito perché tende a infinito questo, la somma avrà questo andamento. AC, la somma delle due curve.
questo è banale, non è altro che la somma delle due curve. Disegniamo la curva dei costi marginali invece. Bene, si dimostra, e lo dimostriamo subito, che la curva dei costi marginali passa per i punti di minimo della curva dei costi medi e della curva dei costi medi variabili. Si dimostra che la curva dei costi marginali passa per i punti di minimo della curva dei costi medi e dei costi medi variabili, e inoltre si dimostra che attendere di y a 0 costi marginali e costi medi variabili tendono allo stesso punto. Si dimostra che la curva dei costi marginali passa per il punto di minimo della curva dei costi medi variabili e della curva dei costi medi, e inoltre si dimostra che attendere di y a 0 queste due curve, costi marginali e costi medi variabili, tendono allo stesso punto. Qui facciamo la dimostrazione analitica piuttosto che fare la dimostrazione intuitiva, perché è veramente banale. Dimostriamo prima che la curva dei costi marginali passa per il punto di minimo della curva dei costi medi. Cosa vogliamo dimostrare? Che nel punto di minimo della curva dei costi medi, cioè quando d su dy di ac è uguale a 0, vogliamo dimostrare che i costi medi sono uguali ai costi marginali. Facciamo questa derivata, questa d su dy di c su y, questa è la definizione di costi medi, c su y. Questa è la derivata di un rapporto, o se volete di un prodotto, come preferite, evidentemente il rapporto tra c e y, oppure del prodotto tra c e 1 su y. Facciamola come derivata del prodotto, così risparmiamo un po' di fatica. Quindi sarà uguale a c dy c per d su dy di 1 su y più 1 su y dc su dy. Quindi sarà uguale, la derivata su dy di 1 su y è meno 1 su y al quadrato, quindi a meno c su y al quadrato più 1 su y dc su dy. Possiamo moltiplicare entrambi i membri per y, tanto y non è mai 0, quindi non si crea nessun problema, quindi questo va via e questo va via, deve essere uguale a 0, portiamo questo dall'altra parte e quindi viene dc su dy uguale c su y, ma c su y abbiamo detto che è uguale ad ac, dc su dy è uguale a mc, quindi mc uguale ad ac. Abbiamo dimostrato che la curva dei costi marginali interseca la curva dei costi medi nel suo punto di minimo. Visto che mi trovo, vi segnalo altre tipiche domande di orari. Queste tre dimostrazioni simili, imparate. D'accordo? Bene, dimostriamo la stessa cosa per AVC. Cioè dimostriamo che nel punto di minimo di AVC, MC uguale a AVC. La dimostrazione del tutto analoga, in tutto questo lo rifacciamo là, così non creiamo confusione. Ovviamente partiamo da d su dy di avc, questo è uguale a d su dy di avc e cv diviso y, cv diviso y, derivata di un prodotto. Questo è uguale a meno 1 su y al quadrato, lo faccio direttamente la derivata, quindi meno cv su y al quadrato più 1 su y dcv su dy. Moltiplichiamo per y, questo va via e questo va via, e viene fuori dcv su dy uguale
CV su Y. Ma CV su Y per definizione è uguale ad A più C. E attenzione, dCV su dY non è uguale ai costi marginali per definizione, ma abbiamo dimostrato prima che dCV su dY è uguale a dC su dY, cioè ai costi marginali. Quindi qui possiamo scrivere i costi marginali. Visto che una dimostrazione va fatta con un certo rigore, vi invito a osservare la differenza. Non è che dCV su dY per definizione, come spesso gli studenti mi dicono sbagliando, è uguale a MC. E quando mi dicono dCV su dY uguale a MC, io gli chiedo, dimostramelo. Naturalmente bisogna dimostrarlo, perché non è scontato. La dimostrazione l'abbiamo fatta qui. dC su dY è uguale a dCV su dY. Quindi, in virtù di questa dimostrazione, possiamo scrivere dCV su dY uguale a MC. E quindi MC uguale a C. D'accordo? E abbiamo dimostrato anche questa seconda evenienza. Ci rimane da dimostrare l'ultima. Anche qui possiamo tranquillamente fare una dimostrazione analitica, perché siamo in grado, sul libro non mi ricordo se trovate la dimostrazione analitica o meno, dobbiamo dimostrare che il limite per y che tende a 0 di AVC è uguale al limite per y che tende a 0 di MC. Questo dobbiamo dimostrare. Partiamo dal primo membro, limite per y che tende a 0 di AVC. AVC per definizione è CV diviso y. Bene, quando y che tende a 0, il denominatore tende a 0. Il numeratore tende anch'esso a 0. I costi variabili sono i costi che dipendono dagli input collegati alla quantità prodotta. Quando non si produce nulla, io non utilizzo materie prime, non utilizzo lavoratori, non utilizzo nulla, e quindi anche C2 uguale a 0. Quindi questa è una forma 0 su 0. Indeterminata, come si risolve? Regola dell'Hôpital. Cioè facciamo il rapporto tra i limiti delle derivate prime del numeratore e del denominatore. Quindi questo sarà uguale al limite per y, se non è un po' più grande, se non si legge niente, sarà uguale al limite per y che tende a 0 della derivata del numeratore, cioè di dCv su dy diviso il limite per y che tende a 0 di derivata del denominatore, dy su dy. Ma dy su dy è 1, quindi il limite per y che tende a 0 di 1 è 1, quindi questo si semplifica e diventa uguale a 1. Questo non è altro che il limite per y che tende a 0 di dcv su dy. Quindi questo è uguale al limite per y che tende a 0. CV su Y è proprio uguale a AFC. Quindi questo è uguale a AVC, al limite per Y che tende a 0, di dCV su dY. Sono confuso, dCV su dY abbiamo dimostrato essere uguale a dC su dY, cioè ai costi marginali. Quindi questo è il limite per Y che tende a 0 di MC. Bene, invece questo per definizione è il limite per y che tende a 0, siamo partiti proprio da qua, di AVC. No? dCV su dy abbiamo dimostrato ancora una volta che è uguale, dCV su dy è uguale a dC su dy, cioè è uguale a mc. Quindi questo è il limite per y che tende a 0 di dC su dy, cioè di mc. Ok? Quindi abbiamo dimostrato che quando y tende a 0, AVC e MC tendono allo stesso punto. Quindi attenzione, quando disegniamo le curve di costo si disegnano in questo modo. Ah, un'ultima cosa banale, ci fermiamo per la pausa.
prendiamo solo la curva dei costi marginali. L'area disegnata qui, tratteggiata, se vogliamo calcolare quest'area, quest'area non sarà altro, quest'area A, non sarà altro che l'integrale tra 0 e y di che cosa? IMC, cioè IMC in dy, d'accordo? Così si calcola quell'area. Questo non è altro che l'integrale tra 0 e y di dc su dy in dy, e quindi questo non è altro che uguale a che cosa? Al costo, alla funzione c, c di y a meno della costante di integrazione. D'accordo? Questo che cosa significa? Che a meno della costante di integrazione, ma se parliamo di costi, la costante di integrazione non sono altro che i costi fissi, perché la parte costante del costo sono i costi fissi, quest'area, questa qui, rappresenta il costo variabile. Quindi per calcolare il costo variabile dobbiamo calcolare l'area al di sotto della curva di costi marginali. Va bene? Fermiamoci per 10 minuti.